Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a ricostruire questa lampada di emergenza inserendo al suo interno una batteria a litio, ricostruendo completamente il circuito in essa contenuto. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Queste lampade di emergenza a LED si accendono in assenza di tensione di rete grazie a delle batterie al piombo presenti al loro interno che vengono costantemente ricaricate dalla tensione di rete. Essendo costantemente collegate alla rete, però queste lampade si guastano facilmente sia nelle batterie al piombo che nel circuito elettronico interno. Si tratta di un circuito elettronico costantemente e direttamente collegato alla 220 volt senza trasformatori. Oltre ad essere molto pericoloso, questo circuito è attraversato direttamente dalla corrente di fase che stressa i componenti, dando luogo a frequenti guasti che rendono tutta la lampada inutilizzabile. Piuttosto che ripararla, ho deciso di sostituire in toto il circuito elettronico con uno da me progettato e realizzato. Prima però, per quanti di voi volessero cimentarsi nella riparazione, vediamo il funzionamento del circuito originario. In assenza della 220 volt, il Q2 transistor NPN viene portato in conduzione dalla resistenza di polarizzazione R3 collegata al positivo delle batterie. Questo transistor farà accendere i LED ad esso collegati. La corrente che scorre attraverso i LED, quindi l'intensità luminosa, viene stabilita selezionando una delle due resistenze R1 e R2 attraverso lo switch. La tensione 220 V, se presente, viene abbassata dalla rete R6-C1 e raddrizzata dalla rete di diodi. Sul condensatore C2 avremo disponibile una tensione continua di circa 5 volt. Questa tensione continua viene utilizzata attraverso il diodo D5 per ricaricare le due batterie al piombo poste in parallelo da 4 volt ciascuna. La stessa tensione polarizza attraverso la resistenza R4 la base del transistor Q1, che cortocircuitando a massa la base del transistor Q2 impedisce l'accensione dei LED ad esso collegati. La presenza della 220 volt inoltre accende il LED indicatore di ricarica in corso. Una volta chiarito il funzionamento del circuito originario, andiamo a realizzare il mio circuito. Ho liberato l'interno della lampada di tutti i componenti non necessari, ho lasciato soltanto la barra a LED che adesso andremo a testare per misurarne la corrente assorbita. Grazie al mio alimentatore variabile vado ad impostare una tensione di 4,2 volt, impostiamo al massimo possibile la corrente e andiamo a vedere quanto assorbe questo gruppo di LED ad alta luminosità. Abbiamo all'incirca 3 A. Con questa notevole corrente si ottiene una ottima luminosità della lampada. Per fornire tutta questa corrente ad una tensione di 4 V non c'è niente di meglio di una bella batteria a litio 18650. Pertanto possiamo procedere tranquillamente alla realizzazione di questo mio progetto. Vi ricordo che qui in alto a destra troverete il link al video di realizzazione del mio alimentatore variabile. Un alimentatore variabile in tensione e in corrente è sempre indispensabile nel laboratorio. Per la realizzazione di questo progetto andiamo innanzitutto a studiarne lo schema elettrico. Il circuito è molto semplice: in presenza della 220 volt, una tensione di 5 volt ecciterà il relè e farà interrompere i suoi contatti di scambio, interdicendo l'accensione della lampada. Nel frattempo, però, questa tensione di 5 volt, una volta abbassata di 0,6 volt dal diodo D1, verrà fornita alla batteria a litio per la ricarica. In assenza della tensione di rete, ossia in assenza dei 5 volt, il relè si diseccitterà collegando la batteria ai LED della lampada. Per proteggere la batteria a litio, su di essa ho inserito un BMS 1S che interrompe la carica della batteria quando questa raggiunge una condizione di sovratensione. Per la realizzazione partiamo proprio dal relè 5 V 1 scambio.
quest'ora resto porta correnti di 10 A a 28 V DC, tensione continua. Una corrente dunque ben al di sopra dei 3 A a me necessari. Andiamo a verificarne il funzionamento collegandolo ai 5 V. L'eccitazione di questa bobina chiude tra loro i contatti comune e normalmente aperto. Verifichiamo il normalmente aperto e il normalmente chiuso. Faccio un'ulteriore verifica, vado ad eccitare la bobina e verifico il contatto normalmente aperto che sia chiuso. A questo punto posso inserire il relè nel mio circuito 1000 fori. Tuttavia non c'è corrispondenza perfetta, pertanto un piedino, quello comune, rimarrà fuori nella parte superiore e lo andrò a collegare separatamente con un cavo. Fatte queste quattro saldature della bobina e dello scambio, andiamo a collegare il piedino comune con un filo. Il diametro scelto per questo filo dovrà sopportare la corrente che mi necessita nell'utilizzatore finale, cioè di 3 A. Per tutte le mie saldature utilizzo del filo di stagno 60-40, saldatore impostato a 250 gradi. Verifico la bontà di quest'ultima saldatura con il mio tester di continuità, un tester che rileva le basse resistenze e anche le giunzioni. Link qui in alto a destra. È il momento di occuparci dello stadio di alimentazione. Un vecchio alimentatore USB da 5 V fa al caso nostro. Un alimentatore switching con bassa corrente dispone di un ingresso 220 V, lo stadio switching e l'uscita 5 V stabilizzati. Questi 100 mA verranno ripartiti all'interno del mio circuito, 10 mA per il LED indicatore di ricarica, altri 10 mA per la bobina di eccitazione del relè e tutto il resto verrà utilizzato per ricaricare la batteria al litio. In pratica questo piccolo alimentatore limiterà al massimo a 80 mA la corrente di ricarica della batteria al litio. Come sappiamo, le batterie al litio necessitano di al massimo 4.2 V, quindi è necessario abbassare i 5 V attraverso un diodo che introduce una caduta di tensione di 0,6 V. L'aggiunzione di un diodo 1N4000007 infatti misura circa 500 mV. E quindi è l'ideale per ridurre queste tensioni. Per capire meglio questo concetto, vediamo un esempio pratico. Ho messo su questo piccolo banco di prova, un alimentatore variabile settato sui 5 V, uno slot per pila 18650, il mio diodo 1N4000007. Il multimetro va a misurare la tensione delle batterie. Ho due batterie, una molto scarica e l'altra molto carica. Cominciamo da quella scarica, vediamo come si comporta il circuito. Questa batteria ha una tensione di 3,5 V circa, andiamo a ricaricarla con 5 V passando attraverso il diodo. Accendendo l'alimentatore avremo una notevole corrente 1,5 A che passando attraverso il diodo provocano una caduta di tensione pari alla differenza tra queste due tensioni. La corrente non è limitata su questo alimentatore, ma noi sappiamo che nel nostro alimentatore originario è al massimo di 100 mA. In questa fase è l'alimentatore con la sua limitata corrente che decide l'intensità della carica. Simuliamo il caricamento di questa batteria sostituendola con una più carica. Quest'ultima ha una tensione di 4.1 V, quindi è quasi carica. Stavolta la corrente è più bassa, 0,4 A. Il meccanismo è il seguente: man mano che sale la tensione della batteria che si carica fino ai 4.2 V, si azzera la differenza di potenziale tra alimentatore e batteria fino ad arrivare ai 0,6 V del diodo, allorquando si avrà una corrente pari a 0. La tensione di 5 V ovviamente dovrà essere esatta. In più, sulla batteria ho previsto l'inserimento di un BMS di protezione da sovratensione. Qualora si superassero i 4.2 V, il BMS interrompe istantaneamente il negativo della batteria. Chiarito questo concetto, andiamo ad inserire il diodo 1N4000007.
In fase iniziale di prova del circuito ne ho inserito anche un altro in serie per avere una maggiore caduta di tensione, ma in realtà da prove effettuate ho preferito lasciarne soltanto uno. A questo punto posso andare finalmente a collegare il mio alimentatore 5V all'ingresso del circuito relè. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto degli attrezzi e dei materiali utilizzati nei miei video, acquistando dai quali contribuirete a sostenere il mio canale. Vado a saldare il negativo che va ai LED della lampada perché la commutazione avverrà al positivo attraverso il relè. Per completare vado ad effettuare la saldatura del LED di segnalazione della ricarica in corso, un LED di colore verde. Si tratta di un LED precablato con resistenza da 1 kΩ incorporata. Questi LED funzionano per tensioni che vanno dai 5 ai 12-15 V e hanno una luminosità molto intensa. A questo punto occupiamoci della batteria al litio. Mi procuro questa 18650 da 3,5 Ah. Vado a smerigliarne con il Dremel i due terminali per favorire la saldatura dei cavi. Utilizzo il mio solito flussante per agevolare e velocizzare la saldatura. Nell'effettuare queste saldature cercate di essere il più veloci possibili per non danneggiare la batteria. Stagno 60-40 e un po' di pratica. A questo punto andiamo ad aggiungere a questa batteria il BMS di protezione 1S. Questo BMS è dotato di un chip che sovrintende alla protezione da sovracorrente, sovratensione, sovrascarica, cortocircuito e da diversi MOSFET che interrompano il collegamento in caso di necessità. Questo chip dispone di un current sensing pin che permette di verificare la corrente assorbita e i pin che controllano il voltaggio della batteria e all'occorrenza interrompere i MOSFET di overcharge, sovraccarica, o overdischarge, sovrascarica. Essendo gli stessi pin, questa interruzione incide sia in fase di carica che in fase di scarica. Il BMS è sempre necessario per le batterie a litio, pena rischio di esplosioni o incendi alle batterie. Su tutti i BMS troviamo le etichette relative al collegamento dei poli delle batterie e dell'ingresso del caricabatterie e dell'uscita del carico, che in genere sono gli stessi. Maggiore è il numero dei MOSFET presenti, maggiore è la corrente erogabile dal BMS senza che intervenga. Ad esempio un trapano funzionante a 5A può avere uno spunto anche di 15A e quindi dovrete prevedere un BMS da 20A almeno. Se avete delle domande in proposito potete inserirle nei commenti qui sotto e cercherò di rispondervi prima e meglio possibile. Vado a fissare con del biadesivo il mio BMS al corpo della batteria litio 18650. Alcuni BMS prevedono a volte anche un sensore di temperatura, anche questo sarà da fissare al corpo delle batterie a litio. Il sensore di temperatura è collegato al solito chip e interrompe anche lui sul bisogno il collegamento al negativo di alimentazione. In questo BMS non è presente alcun ingresso sensore. Ho collegato soltanto un diodo in serie, ho inserito una presa a 220V, non rimane che effettuare un piccolo collaudo andando a collegarci alla barra LED. Ho mantenuto l'interruttore di accensione e spegnimento delle lampade per comodità. Andiamo a testare la batteria a litio collegandola ai LED. Abbiamo un'ottima luce, possiamo procedere ad effettuare le saldature. Ricordatevi sempre di stagnare sia i cavi di collegamento sia i pin sul circuito stampato in modo da avere una saldatura perfetta. Con questa tecnica possiamo saldare direttamente i cavi senza utilizzare dello stagno aggiuntivo. È il momento di reinserire tutti questi componenti all'interno dell'involucro della lampada. In questo caso andrò a fissare il tutto con della colla a caldo posta sul retro, visto che non sono componenti che nascono con l'involucro. Utilizzerò anche la colla a caldo per fissare la batteria al litio.
e non dimentichiamoci anche il LED di segnalazione della ricarica in corso. E siamo giunti al termine del nostro viaggio di ricostruzione di questa lampada di emergenza con batteria al litio. Facciamo qualche prova di misura di corrente assorbita dalla lampada con il mio amperometro a pinza. Dopo aver resettato lo strumento, misuriamo la corrente assorbita. Abbiamo all'incirca 3 A e 30, quindi un'ottima corrente per questa lampada d'emergenza. Con lo stesso amperometro misuriamo stavolta la corrente di ricarica della batteria fornita dall'alimentatore 220 V. Il LED verde è acceso, resettiamo nuovamente lo strumento e andiamo a misurare i 1000 A di ricarica. Abbiamo 30 mA. Evidentemente questa batteria è quasi completamente carica. Una volta raggiunti 4.2 V, questa corrente diventerà pressoché zero. E allora andiamo a misurare la tensione di questa batteria. Abbiamo infatti 4.11 V, quindi quasi completamente carica, mentre il nostro alimentatore switching sta fornendo quasi 5 V alla batteria. La differenza rappresenta la caduta di tensione sul diodo. È il momento di rimontare il tutto e andare ad effettuare qualche test sul campo. Accendiamo questa lampada ricaricata. Anche se dalla telecamera non sembra, però i LED sono veramente molto potenti. Inserendo la spina, la lampada dovrà spegnersi e inizierà la ricarica della batteria al litio. Il LED verde è acceso, segno che la mia batteria si sta correttamente ricaricando grazie all'alimentatore 5 V. Ho inserito questa lampada di emergenza all'esterno, in prossimità del mio contatore Enel, in modo che si attivi allorquando viene a mancare la corrente elettrica. In questo modo sono certo che la mia lampada di emergenza durerà per molti anni ancora e con un'ottima durata di luce all'occorrenza grazie alla batteria al litio. Bene amici, anche per oggi è tutto. Come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, bla bla bla, e ci vediamo la prossima volta.